area maschile di pallamano Bressano contro Bolzano. Tra poco approfondiamo tutti gli argomenti. Buon lavoro alla squadra tecnica Giuseppe Guttilla che guida il tutto dalla regia. Dunque il derby del Trentino Alto Adige in Sicilia, e anche questo è un po' in qualche modo un segno, una fotografia anche dello sviluppo di questa disciplina in tutto lo stivale, sicuramente in una terra, quella appunto della Sicilia, di grande tradizione per questa disciplina. Vicino a me, mi aiuterà un po' nel cercare di capire la partita, c'è Peppe Vinci che è l'allenatore della squadra di casa. Ciao Peppe, e naturalmente insieme cercheremo di capire un po' anche come sono arrivate a questo appuntamento finale le due squadre. Allora direi subito di ascoltare la voce dei due allenatori, cominciando dal tecnico del Bressano Branko Djuminic. Sentiamo. Bella da vedere, due squadre che si conoscono molto bene. Bolzano è una squadra che fa il nostro girone, girone nord, abbiamo fatto già due partite questo campionato, ci conosciamo bene, sarà bella partita, ripeto, sicuramente da vedere. Il fatto che sia un derby ha qualche valenza in più? Sì, sicuramente derby trentino, anche italiano in questo momento, dai. E Bressano per la prima volta è in finale, anche questo potrebbe dare uno stimolo ai suoi ragazzi maggiore? Sì, sicuramente un stimolo, perché giocare Coppa Italia per una squadra prima volta è un stimolo grande. Credo che ragazzi entrano in campo convinti che possiamo fare una buona partita, anche vincere. Quale sarà lo starting seven? Il 7 iniziamo con San Paolo in porta, Di Maggio e Giongo due ale, Tre Terzini, Paolo Silva, Bolognani e Chiste e Alessandrini pivot. Siracusa era in compagnia nella giornata di sabato anche del presidente del CONI Malagò, che hanno accompagnato qui il presidente della federazione Francesco Purromuto. Abbiamo visto la formazione di Bressano, cosa si può dire? Ma il Bressano è una squadra molto giovane, ben assemblata, con un allenatore diciamo che li ha plasmati bene, e quindi credo che assisteremo ad una bella partita. Sentiamo anche il tecnico della formazione di Bolzano, Fusina. Ma sicuramente sarà un derby combattuto, è una finale, per cui merito a tutte e due le squadre di aver proseguito questo cammino nel migliore dei modi, e credo che ci meritiamo tutte e due squadre questa finale. Vi siete incontrati in campionato, una vittoria per uno, qual è il punto sul quale giocherà Bolzano contro il Bressano? Ma ci conosciamo tutte e due le squadre molto bene, per cui c'è poco da scoprire o poco da inventarsi. Noi partiremo con una 5-1, presumo loro giocheranno con una 6-0, e queste sono competizioni che giochi tre partite, chi è più preparato, chi ha magari forse una rosa più ampia, anche se in campo vanno sempre sette, per cui... Da siracusano, da
giocatore che qui ha ottenuto davvero grandi soddisfazioni, che emozione è potersi giocare la Coppa Italia proprio nella terra di Siracusa? Ma a livello personale sicuramente una bella soddisfazione, poi è organizzata molto bene, e questo ne ero sicuro perché conosco i miei concittadini. E dal punto di vista sportivo, io sono a Bolzano, questo è il mio terzo anno, e da professionista quale mi ritengo, diciamo, l'emozione conta poco. Ci può dare lo starting seven? Comincerò con Zirin Paris in porta, Turković, Starčević, Inrebner, Dalago, Gaeta e Radovčić avanti. Ed eccolo, eccolo dunque lo starting seven, i titolari di Bolzano. Vinci? Beh, sono un set di prima qualità. Secondo me attualmente il Bolzano, anche per quello che abbiamo visto in questa tre giorni di Coppa Italia qui a Siracusa, ha fatto vedere la più bella palla a mano, una palla a mano veloce, nello stesso tempo molto potente e ben organizzata. E dunque tutto pronto per l'inizio di questa finale. Gli arbitri sono i signori Giovanni Iaconello di Usmate, Giuseppe Iaconello di Romentino, naturalmente due direttori di gara di grande esperienza nella loro terra, perché poi al di là della città attuale sono entrambi siciliani. Dunque tutto pronto con Bolzano che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, e in maglia giallonera invece il Bressano. Fasano, che è stata eliminata la squadra campione d'Italia, è stata una sorpresa in negativo? Beh, sì, è stata sicuramente una sorpresa per come è stata eliminata al primo turno, anche perché era in vantaggio, però devo dire che il Bressano, anche se ha vinto i rigori, ha fatto una bellissima partita. Attacco da parte della formazione del Bolzano con Turković che è centrale, poi c'è Gaeta, si avvicina ancora all'area Bolzano, la conclusione da parte di Gaeta, la risposta del portiere del Bressano San Paolo. Attacco ora di Bressano, è la prima volta che Bressano disputa una finale di Coppa Italia, dunque naturalmente alla Vis, che è appunto la città dove si allena, dove gioca Bressano, c'è grande attesa per questa partita, per questa finale, perché potrebbe essere, insomma, storica una eventuale vittoria di questa manifestazione per la prima volta da parte di Bressano, che comunque negli ultimi anni ha sempre fatto bene, è stata una realtà in progressione positiva, una piccola realtà però che ha saputo lavorare sicuramente con grande concretezza. Turković a cercare Gaeta, poi Turković dietro ancora per Gaeta, trova la prima rete di questa finale sotto il set, non poteva intervenire San Paolo, ha usufruito anche di un buono spazio per poter tirare Gaeta. Attacco di Bressano, la difesa è 5-1, quella di Bolzano con il giocatore Radovčić che è la punta di questa difesa in avanti. C'è stato il pallone e poi la conclusione vincente da parte di numero 27 Alessandrini. C'è intanto ancora in attacco Bolzano, aveva ripreso in maniera non regolare. Turković pallone giocato ancora da Turković, trova la rete Starčević, per il momento ritmi non altissimi, però squadre che stanno trovando con una certa facilità la via della rete. Bolognani, c'è attacco con Chiesa.
occasione, dunque rete non valida. Si resta sul 2-1 in favore del Bolzano. Turković, azione personale, viene fermato prima della conclusione. Momenti iniziali della partita importanti, perché servono anche in qualche modo a far capire le intenzioni delle due squadre. Sicuramente siamo in attesa di rompere il ghiaccio, ecco, soprattutto sulla velocità. Le squadre stanno un po' studiando e quindi il ritmo ancora non è molto alto. Radovcic per Turković, pallone giocato dietro. Starcevic, molto bravo. San Paolo si fa trovare pronto al centro della propria porta. Poi Paolo Silva cerca di avanzare il Bressano. Palla nell'angolo. Giongo ha subito il fallo. Giste Di Maggio. Poi Bolognani. Paolo Silva. Bolognani. Ancora il giocatore del Bressano che non ha trovato spazio. Finora non ha avuto modo ancora di provare le sue conclusioni Paolo Da Silva. Intanto il tentativo di servire Alessandrini, c'è stata un'azione fallosa, il tiro di punizione con Di Maggio, ma lui prova il palo esterno con Tsilimparis. Poi Turković, ancora Turković per Starcevic. Il fischio della coppia arbitrale con l'attacco sempre di Bolzano, punteggio che resta fermo su 2-1 in favore della squadra altoatesina. Bolzano che ha vinto due edizioni della Coppa Italia e dunque cerca la terza vittoria in questa competizione. Competizione che vede ancora in vantaggio Trieste nell'albo d'oro, nella storia della Coppa Italia, con 6 vittorie. All'inizio anche Rovereto aveva fatto bene con 4 successi anche del Conversano. Intanto ha recuperato il Bressano Paolo Da Silva. Gaeta che cerca di rallentare la sua azione. Giongo prova nell'angolo verso Di Maggio. C'è stato Turković dentro l'area. Palla che resta alla formazione di Branko Djumnic. Sono in piedi entrambi gli allenatori, naturalmente, a dare conforto e soprattutto indicazioni ai propri giocatori. Buona la risposta anche degli appassionati di pallamano qui in Sicilia, vi dicevo. Soprattutto a Siracusa ci sono stati anni importanti. In questo palazzetto che poi è stato intitolato a l'indimenticato concetto Lobel. Intanto Di Maggio dentro Alessandrini, molto buona l'azione del Bressano con la rete del pivot. Rivediamo Di Maggio l'assist in caduta libera. Alessandrini non ha sbagliato. 2-2. Dall'altra parte il Bolzano con Turković. C'è stata un'ammonizione per Alessandrini, fallo su Inrebner. Turković nell'angolo, Radovcic trova la rete senza particolari difficoltà. Con il vantaggio +1 da parte del Bolzano. Paolo Silva, Giste, poi Bolognani, c'è Di Maggio dietro ancora verso Giste, poi avanza Di Maggio, è stato un fallo sulla sua percussione centrale. Gara ancora equilibrata con due formazioni che mantengono un ritmo non eccessivo. Adesso prova la velocità Bolzano, che ha recuperato palla con Radovcic. Turković
Ilic, San Paolo molto attento sempre a chiudere, finora buona la prestazione del portiere della squadra trentina. Di nuovo opzione per il Presano di andare sul pareggio. Cistè Bolognani, Di Maggio, ancora Cistè. C'è stata azione fallosa sull'attacco del Presano. Prova centralmente Cistè, nulla da fare. Presano ha vinto la sua semifinale al termine insomma di una gara molto combattuta. Qui Paolo da Silva, la rete del pareggio, queste sono le sue conclusioni, 3-3, a dimostrazione dell'equilibrio di questa finale, almeno finora. Vi dicevo che il Presano aveva vinto di una sola rete, 28-27, mentre Bolzano aveva vinto di 3 sulla Terraquila Carpi, 25-22. Romagna, che comunque è una squadra che sta facendo bene finora in questa stagione. Beh, Romagna nel suo girone di via 1 ha battuto anche il Carpi, quindi ha vinto a mani basse quasi la prima parte del torneo, e noi l'abbiamo affrontata nel primo turno e devo dire che abbiamo affrontato una squadra ben organizzata, quadrata, e che si conoscono a memoria e giustamente sono andati avanti e hanno messo in mosso una bellissima palla. È una realtà che sta venendo fuori naturalmente proprio in questa stagione, sta facendo davvero bene, intanto si rialza in Rebner, sembra tutto a posto, ha avuto una caduta rovinosa, ma il giocatore di Bolzano, eccolo pronto alla riprendere il suo posto da pivot, giocatore dell'85. Turković, c'è stata qui un'azione fallosa, aveva avuto una buona percussione il numero 9 Starcevic e c'è stata l'esclusione temporanea per Presano, che adesso è in inferiorità numerica, il fallo di Alessandrini, 2 minuti. Starà fuori il giocatore della squadra allenata da Branko Dumnić. Va Turković, niente da fare per San Paolo. Quando c'è quello spazio evidente che diventa difficile, e ha sfruttato al meglio l'inferiorità, la superiorità il Bolzano, Turković ha appena avuto l'occasione, ha colpito senza troppi giri di parole. Cistè, Bolognani, Di Maggio, ancora Bolognani, si avvicina all'area, la sua azione centrale viene fermata. Bolognani, Di Maggio, non ci sono tanti spazi naturalmente per l'uomo in meno. Bolognani prova a cercare qualcosa, trova un tiro di punizione, mentre Bolzano naturalmente vuole una difesa forte in questa circostanza, ma proprio lui, Paolo da Silva, ancora la sua conclusione da fuori, segna in inferiorità numerica Presano, e questo al di là del pareggio ottenuto, il 4-4, è sempre un fatto psicologico importante. Certo. Emotivamente adesso il Presano è avanti, perché un uomo in meno è riuscito a fare un gol anche abbastanza agevolmente, quindi adesso in difesa darà il massimo sicuramente e si caricano, vedi? Turković, la palla giocata nell'angolo, dai. Ci ha provato Dal Lago, che è il grande ex di questo match, 3 anni con il Presano, è stata bloccata però la sua conclusione da San Paolo, dunque Bolzano ha sprecato una possibilità in superiorità numerica, proprio come si diceva anche con Peppe Vinci, allenatore del Siracusa. Siracusa che naturalmente spera quanto prima di tornare ai fasti di un tempo, perché
nella pallamano italiana. Siracusa nella pallamano è stata capitale per molti anni, adesso noi dopo un'apparizione in elite di 3 anni stiamo pian piano cercando di risalire la china con i nostri giovani, ecco, con la formazione, la nostra formazione è formata da ragazzi del luogo per la maggior parte, quindi vedremo di puntare in alto sempre seguendo questa filosofia. Di Maggio, la sua conclusione, Zin in Paris, niente da fare, dunque c'era stato il tiro dai 7 metri con Zin in Paris tornato in Italia e subito a far vedere le sue qualità, naturalmente un valore aggiunto questo portiere per Bolzano. Starcevic in Rebner, ancora Starcevic, prova a liberarsi Gaeta, la palla per Turković, dietro ancora a cercare il tentativo e poi Bolognani che è praticamente da solo, ma viene fermata la sua conclusione. Turković, ancora il Bolzano in avanti, risultato che resta sul 4-4 e chiaramente Bressano è uscito benissimo dalla situazione negativa, di nuovo la parità numerica in campo, risultato che è rimasto in parità praticamente, e dunque buona la situazione anche psicologica da parte della squadra di Branko Djumnić in questa fase. Turković da una parte, Turković dall'altra, Paolo da Silva stanno colpendo con una certa regolarità nelle azioni d'attacco delle rispettive squadre. Piste, Paolo da Silva a cercare nell'angolo Di Maggio, ha avuto qualche problema nel controllo, poi Bolognani dentro per il tentativo di Cisti. Alessandrini, Cisti, Bolognani viene messo giù in attacco, sempre pressato, un po' più elaborata la manovra della squadra di Branko Djumnić, che finora ha trovato poi però nelle conclusioni soprattutto di Paolo da Silva a difesa schierata, diciamo, il grimaldello per entrare nella porta del Bolzano. Qui intanto è bravo anche Cisté, ha trovato, ha beffato in qualche modo Zin in Paris. Attenzione a Turković dentro per Gaeta, poi il tentativo con il fallo su Inner Ebner. E c'è il tiro dai 7 metri per Bolzano, 5-5, possibilità di andare a più 1 per la formazione altoatesina. Pronto Radovčić contro San Paolo, in rete, grande freddezza da parte di Demir Radovčić, senza nessuna finta, è andato diretto in porta con grande personalità. 6-5 il punteggio, restano ritmi bassi ancora finora. Sì, in questo momento forse troppi errori, diciamo, in attacco magari non hanno incoraggiato le due squadre. Ha trovato il tiro Sistema, Zin in Paris qui davvero non ha avuto problemi, è facile l'intervento, Gaeta prova lui, Turković a rimorchio, Starcevic per Radovčić, buona l'azione del Bolzano, ma San Paolo molto bravo a chiudere, non ha trovato l'equilibrio giusto nella conclusione, Radovčić era stato anche un po' spostato di esperienza e alla fine ha permesso l'intervento con grande precisione di San Paolo. Cisté per Paolo da Silva dentro a cercare Alessandrini, nulla da fare. C'è l'ammonizione per il tecnico della squadra del Bolzano, il siracusano
questa è una delle chiavi della partita. Eh sì, in questo momento Da Silva è l'arma vincente di Bressano ed è ha molto spazio e quindi sta sfruttando le sue caratteristiche di tiratore. Non è contento Fusina, adesso ha parlato anche con Zinin Paris che si è avvicinato.